buonasera a tutti. Io cercherò di essere molto breve, anche perché è arrivato il presidente della provincia, che saluto a nome di tutti e al quale lasceremo presto la parola. E io vorrei sgombrare il campo da un paio di equivoci, voglio entrare nel merito delle questioni, perché delle questioni che sono di stringente attualità, al di là delle ricostruzioni storiche a cui abbiamo assistito nei minuti passati. Quando si parla di macroarea distrettuale, non si parla di qualcosa che sia di alternativo all'ospedale o ai posti letto. La macroarea distrettuale è qualcosa, e l'amico Franco Caramanico ne ha ben a conoscenza, è qualcosa che ha a che fare con la medicina del territorio, che cioè nulla ha a che fare con i posti letto, questo è bene chiarirlo. Si tratta di qualcosa che serve a diminuire le liste di attesa, a potenziare i servizi ambulatoriali e che serve a ridurre, ad avere la possibilità per i cittadini di effettuare visite specialistiche, esami strumentali, che oggi nel nostro ospedale che difendiamo sono cose purtroppo che non riusciamo a fare, e non riusciamo a farle nei tempi dovuti. Oggi per fare una qualunque esame si è costretti a ricorrere al privato, quindi questa è una delle possibili soluzioni a questo problema, che nulla ha a che fare con i posti letto dell'ospedale. Una seconda puntualizzazione: abbiamo sentito a più riprese parlare di 50 minuti calcolati dal piano per arrivare a un ospedale. 50 minuti sarebbero considerati un tempo ragionevole secondo alcuni. Bene, questo non è, secondo chiaramente i redattori del piano. Secondo noi questo non è un tempo, ovviamente, e secondo ogni forma di buonsenso non è un tempo ragionevole, però questo è un altro problema che non si risolve con i posti letto in ospedale. Questo è un problema che compete al servizio di efficiente di rete di urgenza emergenza, che nulla, ripeto, ha a che fare con i posti letto di una geriatria o di una medicina in ospedale. Cioè il servizio di urgenza emergenza va potenziato, va migliorato a salvaguardia delle zone interne, ma è un problema che oggi per noi non ha a che fare con la paventata chiusura dell'ospedale. È ugualmente grave, molto grave, ma riguarda tutte le zone interne d'Abruzzo, e su questo noi dobbiamo impegnarci, noi così come tutte le zone interne e tutta la regione Abruzzo. Poi un'altra cosa che mi sta un po' a cuore: io non so, avrei avuto piacere che la questione di cui parliamo avesse avuto una maggiore attenzione oggi, e invece mi trovo costretto a constatare ancora una volta che diventa oggetto di polemica politica tra parti politiche. Ora è giusto che i partiti facciano la propria parte, però noi siamo rappresentanti del territorio, siamo rappresentanti della popolazione, nel nostro caso di Guardia Grele, così come il senatore e i consiglieri regionali sono rappresentanti del proprio territorio, il presidente della provincia, eccetera. Allora io vedo questa, in realtà non vedo una contrapposizione tra parti politiche. Io sarei più felice di vedere una contrapposizione tra territori, perché secondo me è di questo che si tratta. I territori che si contrappongono oggi sono le province l'una contro l'altra, perché quando noi vediamo che la provincia di Teramo non è stata penalizzata, allora vediamo che cosa? Che la provincia di Chieti invece e la provincia dell'Aquila sono state toccate, e così via. Vediamo che gli ospedali della costa sono stati salvaguardati, mi riferisco a Chieti, Ortona, eccetera, rispetto a quello di Guardia Grele, per esempio. Allora io vedo più una contrapposizione tra territori, e cioè zone interne e zone costiere, o se non addirittura tra province. Ma non vedo, e ritengo non opportuno fare una battaglia tra parti politiche, ma avrei piacere che le parti politiche della nostra zona, della nostra provincia, facessero una vera e reale, effettiva coalizione, veramente in questo caso una lobby, al fine di tutelare le nostre zone. Perché io vorrei vedere, faccio un esempio, se
l'ospedale se a Sant'Omero, per citare l'esempio che ci è più attuale, vorrei vedere se i consiglieri, per esempio, ma potrebbe essere anche valere anche al contrario il discorso, se i consiglieri di sinistra di Sant'Omero possano o no essere d'accordo su questo piano. Io penso di sì, si fa presto a dire a schierarsi se la cosa conviene, non a livello personale ma a livello di proprio interesse. Allora io vorrei che veramente questa diventasse una battaglia di territorio e non una battaglia di parte politica. Per quanto riguarda l'attualità stringente, noi ci troviamo di fronte ad al nostro ospedale che si minaccia di chiudere. Ebbene, io vorrei che noi concordassimo veramente, al di là dell'ordine del giorno che abbiamo condiviso e che abbiamo scritto questa mattina, io vorrei che noi ci riservassimo la possibilità, e senz'altro lo faremo, di riservarci la possibilità di procedere con ulteriori forme di protesta che definiremo nel seguito, nelle modalità che riteremo più opportune, e sono convinto, sono sicuro che le faremo e non avremo paura certamente di nessuno. Grazie.